Allora, ringrazio dell'invito a questo convegno. Mi dispiace di essere arrivata in ritardo, purtroppo ho avuto dei problemi perché ho cambiato sezione da un mese al TAR, quindi c'è un po' di assestamento con il nuovo presidente, insomma bisogna anche andare incontro alle esigenze, diciamo, di tutti. Poi io sono una persona che rispetta molto la gerarchia, per cui insomma, il presidente viene prima di tutto. Stamattina non so di cosa avete parlato, comunque vi intratterrò un pochettino sull'argomento più innovativo in materia di appalti, cioè il partenariato pubblico-privato e in particolar modo le concessioni, che costituiscono uno dei modelli fondamentali di partenariato pubblico-privato. Come sapete, l'innovazione consiste essenzialmente nell'entrata in vigore della direttiva 23 del 2014 e quindi dell'attuazione nel sistema ordinamentale italiano di questa direttiva. Quindi il codice degli appalti nella parte terza dedica il disposto normativo appunto alle concessioni. Poi c'è una parte quarta dedicata al partenariato pubblico-privato. In realtà questa è una ripartizione ambigua, perché lo stesso articolo 180 all'ottavo comma dispone che nell'ambito degli istituti di partenariato pubblico-privato uno di quelli proprio essenziali è la concessione, quindi in realtà la parte doveva essere unica, la parte del codice, poi suddivisa magari in sotto sezioni, in titoli. Però la scelta del legislatore è stata questa. In realtà poi, se voi andate a vedere la disciplina normativa, è molto simile la disciplina della concessione a quella del partenariato. I pilastri fondamentali della concessione li ritrovate anche ovviamente nella parte sul partenariato. Però perché si è sentita l'esigenza di disciplinare questa materia? Perché in realtà sia nell'ordinamento europeo che nell'ordinamento italiano non c'era una disciplina unitaria delle concessioni di lavori e servizi. Esistevano solo alcune norme in materia di lavori pubblici, quindi di concessioni di lavori, ma la materia dei servizi era lasciata ai principi generali in tema di evidenza pubblica, quindi il vecchio articolo 30 e anche i principi del nuovo articolo 30 del codice. Però per esigenze di certezza del diritto, che sono la base poi del funzionamento degli istituti, era necessaria una disciplina specifica anche dell'istituto della concessione di servizi. E quindi il legislatore, prima europeo e poi italiano, hanno deciso proprio di creare questa nuova disciplina uniforme, perché in realtà il nocciolo poi dell'istituto delle concessioni è lo stesso, sia che si tratti di concessioni di lavori, sia che si tratti di concessioni di servizi, perché consiste nell'affidare appunto la gestione di un servizio pubblico legato o meno alla previa costruzione dell'opera pubblica, ma in realtà il fulcro della concessione è poi la gestione del servizio. Ecco, e quindi qual è l'elemento fondamentale che differenzia la concessione dall'appalto? Tradizionalmente si diceva il rapporto bilaterale o il rapporto trilaterale, quindi semplicemente bilaterale nell'appalto, trilaterale nella concessione. In realtà, per l'evoluzione che gli istituti hanno ricevuto in ambito essenzialmente europeo, si è visto che il vero elemento distintivo, secondo appunto le nuove previsioni normative, è costituito dal rischio operativo cosiddetto. Che cos'è il rischio operativo? È il rischio legato alla gestione del servizio pubblico essenzialmente. Prima cosa si faceva? L'amministrazione dava in concessione un'opera pubblica, quindi
affinché venisse gestito il servizio all'assessore relativo, e però pagava per esempio un canone che era sempre quello, indipendentemente dal tipo di prestazione che il soggetto offriva. E quindi spesso alla fine ci andava a perdere l'amministrazione e quindi l'interesse pubblico dei soggetti che usufruivano di quel servizio. Quindi il rischio era totalmente a carico in realtà dell'amministrazione, secondo come venivano stipulate le concessioni di servizi prima dell'entrata in vigore di queste norme. Diciamo che grazie, per così dire, alla asimmetria informativa tra la competenza dell'operatore privato e invece all'incompetenza, purtroppo, che spesso si verificava in capo alla piccola amministrazione, perché non dimentichiamoci che le stazioni appaltanti non sono sempre di grandi dimensioni. Ora c'è il principio della centralizzazione della stazione appaltante, ma fino ad ora si avevano anche dei piccoli comuni che bandivano delle gare sia di appalto che di concessioni, per cui alla fine l'operatore molto competente approfittava dell'asimmetria informativa della stazione appaltante, e quindi c'erano queste concessioni che venivano stipulate in questo modo, quindi con grande vantaggio del privato a carico invece dell'interesse pubblico, che si sobbarcava tutto il rischio dell'operazione. Naturalmente spesso poi queste operazioni non riuscivano neanche a raggiungere lo scopo per le quali erano state costituite, quindi per esempio la società falliva nel frattempo, l'opera non veniva neanche costruita fino alla fine, la gestione non si aveva proprio, quindi alla fine era solo una grande perdita di soldi da parte di tutti, e chi ci rimetteva alla fine era essenzialmente l'interesse pubblico. Ecco, quindi si cerca invece di creare un contratto che riesca a raggiungere lo scopo per cui è stato stipulato. Questo è il fine, perciò accollare il rischio operativo in capo al privato, il quale riuscirà con una gestione oculata e competente a raggiungere l'obiettivo, perché altrimenti è sulle sue spalle che ricadrà tutta la mancata riuscita dell'operazione. Ecco, però allo stesso tempo ci vuole anche la collaborazione dell'amministrazione nell'ambito del monitoraggio dell'operazione. Allora, tutte le norme del codice sono costruite in questo modo. Quindi, prima di tutto ci vuole una istruttoria preliminare molto approfondita per la scelta del tipo di operazione da porre in essere, quindi se scegliere un appalto o una concessione in relazione al tipo di finalità che si vuole raggiungere, quindi nell'ambito dell'istruttoria preliminare. Una volta scelto lo schema che si vuole utilizzare, bisogna redigere la lex specialis di gara in modo molto dettagliato, quindi inserendo per esempio i cosiddetti indicatori economici, gli indicatori che permettano poi il monitoraggio sull'operazione. Una volta poi redatta la legge di gara e aggiudicata al soggetto che merita l'aggiudicazione, ci vorrà poi il controllo successivo nell'esecuzione della gestione. Quindi l'amministrazione dovrà in particolare monitorare l'esecuzione e controllare che il rischio operativo permanga sempre in capo al soggetto privato e non venga trasferito invece sull'amministrazione, perché in questo caso invece la concessione non potrà più essere considerata concessione, ma dovrà ritornare nello schema dell'appalto. Quindi, per esempio, da off balance dovrà rientrare nel bilancio dell'ente, quindi è molto importante il monitoraggio. Si è constatato da studi che sono stati fatti su questo tipo di operazioni che in realtà in Italia, soprattutto negli anni passati, c'era un'enorme mortalità delle operazioni di partenariato pubblico-privato, quindi dall'inizio alla fine
almeno il 50%, se non il 70%, nell'ambito per esempio dei lavori, nel frattempo si perdeva per strada, quindi non arrivava mai all'aggiudicazione della gara. E questo perché? Perché non si erano seguite queste regole di cui vi ho parlato, che sono state invece ora codificate. Negli ordinamenti invece in cui le operazioni hanno avuto molto successo, per esempio il Regno Unito nel passato, anche se adesso stiamo registrando una flessione di partenariati anche nel Regno Unito, perché in realtà si è capito che non si riesce ad effettuare un grande monitoraggio proprio sulle operazioni, quindi per questo motivo stanno andando, insomma non stanno ricevendo più il successo che avevano nel passato. Però in passato invece c'era una percentuale altissima di operazioni di partenariato nei paesi europei, come per esempio il Regno Unito, proprio perché si era creato un efficace sistema di monitoraggio e poi perché c'era un accordo molto forte tra le amministrazioni e le banche. Ricordiamoci che uno dei capisaldi di queste operazioni di finanziamento è di partenariato è costituito dal finanziamento. È ovvio che gli operatori privati devono investire dei capitali per realizzare l'opera pubblica e poi per gestirla. E quindi, se non hanno il supporto della banca, questa operazione non può avere felice conclusione. Quindi vediamo, per esempio, nell'ambito della disciplina codicistica che ci sono delle norme dedicate proprio a questo punto, alla cosiddetta bancabilità dell'operazione. Quindi il finanziamento deve persistere per tutta la durata dell'operazione se entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione, quindi dalla convenzione, non si ottiene quel finanziamento, la convenzione viene risolta. Quindi, come vedete, c'è una strettissima interdipendenza tra finanziamento e istituto di partenariato pubblico-privato. L'altro punto fondamentale consiste nell'equilibrio economico-finanziario. Quindi, ovviamente, è vero che il rischio dell'operazione deve ricadere in capo al privato, però è vero anche che se non c'è l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il privato non riuscirà mai a portare a termine l'operazione. E quindi per questo motivo in realtà il codice prevede che l'equilibrio economico-finanziario debba essere conseguito e che in casi eccezionali in cui si verifica una modifica dell'equilibrio economico-finanziario per cause che non sono imputabili all'operatore privato, si possa effettuare una revisione dell'equilibrio economico-finanziario. Naturalmente questi casi non devono essere dei casi prevedibili, quindi non devono essere casi legati, per esempio, alle fluttuazioni del mercato ordinario, perché noi sappiamo, secondo le previsioni del codice sempre, che il rischio del mancato recupero dei capitali investiti deve ricadere sul privato, quindi non si può riequilibrare l'equilibrio economico-finanziario per recuperare il capitale investito. Ma ci possono essere delle situazioni eccezionali, per esempio delle calamità naturali che provocano delle enormi perdite nelle merci, oppure delle guerre, delle calamità, delle catastrofi. Ci possono essere anche delle legislazioni nuove che entrano in vigore e quindi causano delle modifiche nell'equilibrio economico-finanziario che non dipendono dal soggetto privato. Ecco, in questo caso si può effettuare la revisione dell'equilibrio economico-finanziario, perché l'interesse è sempre quello della riuscita dell'operazione. E in questo senso, quindi, sono importanti le norme dell'articolo 3 del codice degli appalti, che definiscono i capisaldi dell'operazione di partenariato pubblico-privato e in particolare definiscono il concetto di rischio,
Quindi che cos'è il rischio operativo? Voi trovate alle lettere AAA, BBB e CCC la definizione dell'articolo 3 del codice degli appalti, sto parlando, trovate il concetto proprio di rischio di costruzione, rischio di disponibilità, rischio di domanda. Che cosa sono? Sono i rischi dell'operazione di partenariato a seconda di che operazione si tratti. Quindi il rischio di costruzione, il rischio legato alla costruzione dell'opera, e quello lo trovate anche nell'appalto normalmente. Invece il rischio di disponibilità e di domanda sono i rischi in cui si concretizza il rischio operativo dell'operatore rispettivamente nelle opere fredde e nelle opere calde. Quindi dove c'è un mercato, quindi dove il recupero dell'investimento è strettamente legato alla tariffa dell'utente, allora lì c'è il rischio di domanda, perché ovviamente è legato al mercato, quindi è legato alla capacità dell'operatore di stare sul mercato e naturalmente anche alla possibilità che ci siano altri operatori più in grado di espletare quel servizio, e quindi che entrano magari nel mercato e tolgono una fetta di domanda a quel soggetto, e il rischio ordinario che c'è in tutti i tipi di mercato ordinario. Invece il rischio di disponibilità si ha nelle opere cosiddette fredde, cioè in quelle opere dove in realtà il tipo di prestazione non viene, il costo della prestazione non viene recuperato dalla tariffa dell'utente, ma viene recuperato in parte, per esempio, da un canone che viene versato dall'amministrazione. Pensate dai servizi in global service degli ospedali, per esempio, ovvio che lì sono convenzionati. La prestazione vale molto di più rispetto a quello che il soggetto versa con il ticket, per esempio. Allora, in questi casi il rischio in cosa consiste? Consiste nel fatto che la prestazione del concessionario deve avere sempre una certa idoneità e un certo volume, quindi deve essere una prestazione quantitativamente e qualitativamente soddisfacente, e quindi non deve andare mai al di sotto dell'idoneità che è stata ben schematizzata e prescritta dalla convenzione, perciò è molto importante che venga fatta una convenzione dove sono precisati questi particolari. Deve essere individuata qual è l'idoneità della prestazione, e se la prestazione scende al di sotto di questa minima idoneità ci saranno delle penali che il concessionario dovrà versare all'amministrazione. Quindi, come torniamo a prima, cioè che è essenziale la redazione degli atti della concessione. Ecco, quindi questi sono i rischi del concessionario. Per quanto riguarda invece il concetto di equilibrio economico-finanziario, lo trovate alla lettera FFF, sempre dell'articolo 3, e quindi consiste nella contemporanea presenza di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Quindi convenienza economica è il valore del progetto che deve persistere per tutta la durata dell'operazione, e invece la sostenibilità finanziaria è chiaramente la capacità del progetto di generare flussi di cassa, e quindi in grado sempre di garantire il rimborso del finanziamento che il concessionario ha dovuto richiedere alla banca. Ecco, ci tenevo adesso semplicemente a dirvi, io non so quanto tempo ho, comunque vabbè, ho altri 5-10 minuti. Allora, volevo parlarvi del monitoraggio della stazione appaltante, perché è un istituto è fondamentale, è uno dei capisaldi di questa nuova disciplina. Su questo tema sono state emanate, sono in corso di emanazione le linee guida dell'ANAC. Voi sapete che con il nuovo codice degli appalti, oltre alla norma primaria del codice, ci sono le linee guida che vengono emanate dai ministeri o dall'ANAC. Alcune hanno valore vincolante, altre no. Si discute molto, vabbè, sulla natura giuridica, se siano fonti di diritto, se siano regolamenti, se siano atti amministrativi generali. Comunque esistono, sono previste dalla norma, e quindi dobbiamo avere a che fare con questi nuovi provvedimenti.
Ecco, per quanto riguarda la procedura di adozione di queste linee guida, c'è prima una fase di consultazione, quindi l'autorità, l'ANAC, emette un documento di consultazione sul quale acquisisce tutti gli interventi, quindi le osservazioni e la documentazione da parte dei soggetti interessati, i cosiddetti stakeholders, che possono essere sia operatori privati che amministrazioni pubbliche. Una volta acquisiti tutti i documenti necessari, la proposta, quindi il documento di consultazione, viene modificato in relazione agli interessi che emergono dalla consultazione e viene redatta quindi la proposta di linee guida. Questa proposta di linee guida viene sottoposta al parere del Consiglio di Stato, il quale interverrà in genere dopo poco. E poi viene, sulla base anche del parere del Consiglio di Stato, viene poi redatto il documento definitivo che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Questo è il procedimento di adozione delle linee guida. Come vedete, ricalca molto il procedimento di adozione degli atti regolamentari, dei regolamenti. Quindi per questo motivo alcuni l'hanno accostato alla natura di fonte secondaria regolamentare. Ecco, in materia di partenariato pubblico-privato c'è stata la consultazione a giugno 2016, sono state redatte le proposte, la proposta di linee guida è stata redatta il 1 febbraio 2017 ed è stato ottenuto il parere del Consiglio di Stato, che si è espresso il 29 marzo del 2017. Dopodiché tutto si è arenato. Quindi non abbiamo ancora la pubblicazione del documento finale. Questo perché? Perché sono emersi molti problemi. Io anche, diciamo, mi sono anche arrivate alcune problematiche in autorità, perché io sono anche consulente dell'autorità, e quindi chiaramente alcune operazioni di partenariato coinvolgono anche le autorità indipendenti, quindi ci sono obiettivamente molti problemi tecnici da risolvere, quindi ancora non è stato emesso il documento definitivo. Però diciamo che comunque lo schema preliminare era comunque uno schema che aveva dato molti elementi, in particolare sia dal lato dell'individuazione dei rischi che c'erano nelle operazioni, quindi innanzitutto le amministrazioni dovevano individuare i rischi dell'operazione, e poi nella seconda parte delle linee guida erano accennati i possibili rimedi, cioè come risolvere questi tipi di rischi. Naturalmente era tutto molto teorico e molto generale. Il Consiglio di Stato ha detto, ha osservato che bisogna rendere più concreta la proposta. Quindi, secondo il Consiglio di Stato, queste cose non dovevano essere messe troppo in astratto, ma bisognava anche esemplificare delle situazioni in modo da far capire poi in concreto alle amministrazioni come fare questo monitoraggio. E quindi probabilmente questa è la difficoltà che sta incontrando l'ANAC poi nella redazione concreta del documento finale. Ecco, però comunque il monitoraggio riveste certamente uno dei punti centrali nel sistema delle concessioni, e a questo proposito io voglio accennarvi molto brevemente ad un istituto che è molto attuale, perché è stato fatto un regolamento molto di recente, che è il BIM nell'ambito delle costruzioni, quindi delle concessioni di costruzioni. Il BIM è il cosiddetto appunto Building Information Modeling, che è un sistema di monitoraggio della progettazione, quindi nell'ambito delle costruzioni, che in realtà si fonda sulla rappresentazione delle caratteristiche del progetto dal punto di vista digitale proprio, e quindi sia fisiche sia funzionali, e crea un contemperamento quindi tra le varie fasi del progetto e tra i vari elementi del progetto, in modo che tutti i soggetti coinvolti nella progettazione siano in grado di dialogare contemporaneamente, ricevano tutte le informazioni legate a quel progetto.
Ecco, naturalmente non è una cosa semplice, è un istituto di origine statunitense, in Italia lo stanno approfondendo molto, soprattutto al Politecnico di Milano, c'è proprio una sezione dedicata al BIM, stanno lavorando moltissimo in questo senso. Adesso è stato fatto il regolamento anche ministeriale che impone degli step, quindi a seconda del tipo di progetto e del valore dei progetti, andando avanti con gli anni sarà obbligatorio l'adozione del BIM, del monitoraggio mediante BIM. E però qual è il valore aggiunto legato a questo sistema di progettazione? Il valore aggiunto consiste nel rendere nei minimi termini il rischio legato all'operazione. Perché? Perché se si riesce a monitorare il progetto dall'inizio alla fine, si riescono a intercettare immediatamente le interferenze negative e quindi si riescono a risolvere le interferenze in corso di esecuzione. Quindi non vengono al pettine i nodi alla fine, quindi non si devono poi pagare tutte le riserve perché chiaramente l'offerta non corrisponde poi al costo effettivo. Man mano si risolvono i problemi e quindi alla fine l'amministrazione non dovrà pagare nulla di più. Quindi, come vedete, è un sistema fondamentale nell'ambito della progettazione e quindi probabilmente avrà un grande futuro. Ecco, naturalmente ci sono dei problemi iniziali legati per esempio alle modalità, a come deve essere effettuato questo sistema. Io ho avuto anche una controversia, abbiamo fatto una sentenza che insomma in questa materia sul BIM, perché c'erano delle problematiche, per esempio si richiedeva se tutti gli elementi del progetto dovessero essere redatti o meno in 3D, perché obiettivamente il fulcro del BIM è il 3D, tutto deve essere digitale in modo da poter verificare contemporaneamente i vari aspetti e le interferenze soprattutto dei progetti. Però ci sono anche dei singoli elementi del progetto che magari sono in 2D e non sono in 3D. Allora se alcuni dicevano, ah, ma in realtà questo progetto allora non è in forma BIM perché non è tutto in 3D. Insomma, era interessante il caso, se volete andate a leggere la sentenza, l'ho scritta, non mi ricordo, insomma, un po' di tempo fa, comunque interessante. E abbiamo dovuto fare una consulenza tecnica ovviamente perché noi non siamo ingegneri e quindi non potevamo insomma sostituirci ai tecnici da questo punto di vista, però ecco, è un argomento su cui sicuramente si fonderà il futuro delle costruzioni, perché la progettazione è sempre più digitale e favorirà appunto questo sistema di monitoraggio. Per esempio, il monitoraggio appunto in via informatizzata è stato utilizzato per la gara che si è fatta per la costruzione del penitenziario di Bolzano. È una delle poche gare che è stata fatta così nella redazione per esempio dei criteri di valutazione dell'offerta è stato stabilito un punteggio che avvantaggiava i soggetti che erano in grado di proporre un'offerta in cui era favorito questo monitoraggio in streaming, perché c'erano dei sistemi informatici che quindi permettevano all'amministrazione il controllo reale dell'andamento dell'operazione. Chi non ha offerto questi sistemi ha avuto un punteggio inferiore nella valutazione della sua offerta. Quindi, come vedete, è una cosa che, questa era una gara del 2013, quindi è una cosa che già da tempo si sta portando avanti. Adesso, piano piano, viene regolamentata anche dalla nostra legislazione, speriamo anche dal punto di vista pratico poi si riesca a farli in modo corretto, perché non è semplice. Ecco, io spero di avervi accennato insomma le cose essenziali dell'argomento. Naturalmente, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, io nei limiti del possibile tenterò di rispondere. E vi ringrazio per l'attenzione.